È successo che mio figlio praticava molto le discoteche, l'età, diciamo, adolescente come tutti i ragazzi della normalità. E una sera è tornato a casa, non si sa cosa sia successo perché noi abbiamo indagato, ma nessuno ha saputo darci delle risposte. È un ragazzo che non fuma, non beve, non ha mai usato nessun tipo di stupefacenti. E praticamente è tornato a casa con manie maniacali, ossessive, e questo, che la vita è cambiata, che qua, che là, praticamente non sapeva nemmeno lui in che mondo era e non sappiamo se veramente abbia usato sostanze. Era anche un ragazzo che non si lasciava trattare da nessuno, perché diceva che lui non aveva nessun problema di niente. Abbiamo lasciato un po' passare per vedere se la cosa rientrava, come può succedere magari un periodo dei ragazzi. E no, la cosa non rientrava e ci siamo rivolti al medico di base. Il medico di base ci ha indicato a un centro mentale. Abbiamo iniziato con i medici, con i primi farmaci. E la situazione non vedevo un nulla di miglioramento e da lì è iniziata la nostra storia. Da tempo si coglie nel nostro paese una diffusa e profonda preoccupazione per lo stato della rete dei servizi di salute mentale. Sono le associazioni dei familiari e delle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale a denunciare inadeguatezza, a chiedere attenzioni maggiori e diverse, a risposte concrete più certe e durature. L'impoverimento progressivo dei servizi e dei sistemi di welfare mette ormai a grave rischio la possibilità di cura, di ripresa, di guarigione di tanti cittadini. Un'esperienza, questa, di per sé drammaticissima, che rischia di subire l'impatto con interventi inadeguati, spesso violenti e disabilitanti, con la conseguenza di costringere la giovane, il giovane e la sua famiglia a entrare in un labirinto senza via d'uscita. Più di una persona su 100 è affetta da un disturbo mentale severo, a rischio di disabilità e di marginalità sociale. Dunque, quasi 1 milione di persone che si triplicano se si considerano i familiari e le persone più vicine coinvolte. Beh, quel momento era di notte. Una cosa incredibile, una cosa che pensi a una persona sana, bella, diciottenne, che ti possa in un attimo, che la stanza è buia e si accende questo enorme problema che ti capita addosso. L'ho sgridata per dire, ma cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Cosa fai? E la mia era tutta una un non capire e non accettare in quel momento quello che mi stava capitando. La mia vita è cambiato tutto, solo assistere. Io lavoravo su questa mia azienda dal mattino alla sera. Ho dovuto, tac, non mi interessa più l'azienda. Diversità e disabilità sono termini innaturali. Non tengono conto della varietà che è la norma nel mondo naturale e quindi anche tra gli umani che fanno parte della natura. Il cervello è un organo che funziona bene, anche con poche strutture. Il cuore non può funzionare con un solo atrio o con mezzo ventricolo. Il cervello sì, è in grado di esprimere le sue qualità propriamente umane anche quando è portatore di lesioni apparentemente devastanti. Disabili e diversi sono, dal punto di vista standardizzato e irrealistico di altri umani, non necessariamente considerabili sani e perfetti. Non esistono umani eletti, ma solo varianti di un'umanità imperfetta che dovrebbe condividere tutte le possibilità che il mondo concede. Questo è scienza. Sono malata molto giovane, 19 anni. Ho cominciato ad andare dai medici, io speravo tanto che me la potessero far guarire, invece ogni volta era sempre una delusione. Ho avuto un sacco di ricoveri, compresi tantissimi TSO,
Qualche volta aveva le crisi molto forti, mi metteva le mani addosso. A settembre, qua dell'anno scorso, è morta sotto i miei occhi, ha avuto un arresto cardiaco. Stavamo andando all'ospedale per fare degli esami, mi è crollata a terra e là è rimasta ferma. Una delle ultime crisi che ha avuto, un anno circa prima di morire, eravamo a casa di mattina, io e lei, mi ha graffiato tutto il viso, mi ha guardato con questi occhi proprio brutti e dopo 2 minuti mi fissa, basta, dice, adesso è finito tutto. E ho smesso. Dopo 5 minuti è venuta là, mi ha baciato e si è scusato. All'inizio lo fanno ma non se ne rendono conto. Dopo un po' di tempo viene a scusarsi. Allora testa è malissimo, pensa guarda che cavolo di malattia. Stiamo parlando di mio fratello che abitava con mia madre. Dopo mia madre è mancata e quando è mancata mia madre siamo stati noi due fratelli. Dopo diversi anni è mancato mio marito, purtroppo devo accudirlo io, non mi hanno aiutato nessuno. Viviamo in una società distratta, che non si accorge del vicino scomparso da anni, che non vede la solitudine di tante famiglie che giorno dopo giorno sostengono la fatica della cura dei loro cari. La nostra sfida è ricostruire i percorsi della vita, le opportunità culturali, ricreative e sportive. Ciò genera i cambiamenti partecipativi che consentono anche di superare i servizi formali, restituendo potere alle persone in un contesto che diventa riabilitativo e nello stesso tempo sociale e comunitario. Quanto più il contesto accoglie e promuove l'esercizio del diritto di cittadinanza, tanto più contamina lo stigma, ovvero sia l'approccio al diverso, che come tale deve percorrere luoghi e ambienti dedicati, quindi diversi e separati. All'inizio ho pensato sempre che fosse una situazione transitoria, anche perché il medico che l'aveva in cura parlava sempre di disagio giovanile e non di schizofrenia. Secondo me non hanno capito niente, anche perché solo medicine, psicoterapia, niente. Adesso poi siamo allo sfacelo. Ho avuto paura della malattia perché ero all'oscuro di tutto. La mia paura non è per la mia persona, la mia paura è il futuro di mia figlia. La fine del mondo, perché io e mio figlio l'ho desiderato forse troppo. Ho dato la vita, ho fatto il massimo, ho sempre dato il massimo della mia vita per lui e invece quando ho visto che crollato per terra, proprio svanito, per terra cade in cucina, per me la vita è finita. Ha preso una sedia a mio figlio e l'ha tirata su per la cucina. Purtroppo lui fuori da quello che si sente dentro di lui non fa altro. Quello che si sente basta. Io per me è stata la fine perché non riuscivo, volevo fare il massimo, volevo aiutarlo, vi ho aiutato, non c'è stato niente e poi niente che poterlo aiutare. E per me la mia vita, figlio, è tutto. Ho sempre dato il massimo, sono stato fortissimo per non far vedere le mie sofferenze. Anzi, non ho mai parlato con nessuno, sempre tenuto dentro, sono crollato. Parenti zero, tutti. Fratelli, parenti, amici, tutti zero. Mi hanno escluso tutto, me, la mia famiglia e mio figlio, tutti. Paura, non ho paura di fare ancora, vorrei realizzare, vorrei dentro di me. Mi sento che non ho voglia di niente, non voglio niente. Sto con mio figlio, dentro di me c'è mio figlio e basta. La nostra è una società che mette in mostra continuamente l'osceno e il volgare e nasconde la tragedia. Come rimuove la morte? La quotidiana sofferenza e la lotta di chi la combatte, di chi se ne prende cura, sono dimenticate o abbandonate a se stesse. Ciò che avrebbe più di tutto bisogno di prossimità e amicizia
è costretto a una solitudine spesso disperata. Le associazioni e le persone che si battono per rovesciare questa situazione, per permettere che si diano condizioni di vita anche per questi malati e le loro famiglie, fanno opera di civiltà ben più che di assistenza. Che Dio perdoni istituzioni e politici che non lo comprendono. Si è malato che aveva 19 anni, poco più. Lavorava e un giorno venendo a casa dal lavoro mi dice che ha tanto male qui, tanto male qui. Io pensavo avesse mangiato qualcosa che potesse fargli male. E invece purtroppo quando l'ho portato dal medico ha capito subito che la situazione era diversa, partiva dalla testa. E abbiamo fatto le cose subito, dal psicologo al psichiatra, dal psichiatra tanti ricoveri ospedalieri. Mi sono trovata sola e dovevo alzarmi alle 3 di notte per andare al lavoro. E tra un turno e l'altro, con 3 figli minori, andavo a casa la sera. E la mia vita è stata agli ospedali, perché i ricoveri ne ho avuto tanti. Ho rinunciato a tutto. La mia vita di sofferenza è continua. Quello è stato un calvario per anni e anni. La società è veramente, diciamo, negativa, perché fanno del male psicologico persone che sono fragili, che hanno problemi. Il modo in cui viviamo la malattia e la disabilità è indice dell'amore che siamo disposti ad offrire. Il modo in cui affrontiamo la sofferenza e il limite è criterio della nostra libertà di dare senso alle esperienze della vita, anche quando ci appaiono assurde e non meritate. È sempre una questione d'amore, non c'è un'altra strada. La vera sfida è quella di chi ama di più. Quante persone disabili e sofferenti si riaprono alla vita appena scoprono di essere amate? E quanto amore può sgorgare da un cuore anche solo per un sorriso? La terapia del sorriso. Allora, la fragilità stessa può diventare confronto e sostegno alla nostra solitudine. Io sono un pensionato, peraltro ammalato di una malattia che anche quella difficilmente si può curare. Dopo di me e di noi, me e mia moglie, cosa ne sarà? Cosa ne sarà di mio figlio? L'angoscia è che cosa ne sarà dopo. Gregorio è andato militare, bello, sano, con tutte le prospettive, l'hanno mandato a casa come un relitto. Io ho tanti dubbi. Conseguenza di questo, poi si è malato Luca, vivendo in casa con già un figlio malato. Si è malato Luca. Nel frattempo era morto mio marito, quindi la morte di mio marito e i due figli ammalati, io sono crollata e non ne potevo più. Io cercavo di scappare perché per me era grande, era una cosa grande, immensa. Scappavo, perché mio figlio faceva, alla fine poi mio figlio ha fatto il barbone. Io lo andavo a cercare con la polizia che mi veniva dietro, perché pensava che mi buttasse sotto il treno una volta in stazione. Invece questo non lo facevo, cercavo mio figlio perché nessuno mi dava una mano, nessuno. E chi ha lottato sono stata io da sola, e sono 35 anni che lotto. La mia giornata, che mi alzo al mattino e sto a letto fino a mezzogiorno, perché non ce la faccio più affrontare la situazione dei miei figli. È troppo pesante. A vedere un figlio che picchia la mamma è una cosa terribile, terribile. La società può capire, però devono vivere queste cose, sennò non le capiscono mica, sa. Aspetto solo la morte e mi dispiace per i miei figli, che non so quando sarò morta cosa faranno. Questo è il mio dolore grande, sennò l'avrei già fatta finita. Io lo dico la verità, l'avrei già fatta finita, ma se li lascio da soli cosa fanno loro?